Segretario, la CGIL è sempre propositiva. Che cosa si aspetterebbe da questo governo? Innanzitutto mi aspetterei che si mettesse al centro il tema della creazione di lavoro, di quali investimenti, di quali forme anche per distribuire il lavoro, di come intervenire su una legge delle pensioni che avendo allungato estremamente l'età pensionabile sta creando disoccupati e blocco all'ingresso dei giovani. Mi aspetterei che tutte le risorse e tutte le intenzioni vadano a definire la possibilità di nuovo lavoro per il Paese. Si riuscirà prima del 25 a ricuscire con gli altri sindacati? Ma noi stiamo sereni, stiamo discutendo, abbiamo dinanzi la delega e vedremo quali sono i provvedimenti. Nei prossimi giorni verrà presentata la legge di stabilità. Sarà, come dire, il merito delle cose che dobbiamo affrontare che determinerà poi le scelte di iniziativa unitaria. L'attenzione ancora più particolare per il Mezzogiorno, che è emergenza nell'emergenza. Non c'è dubbio che troppo spesso il Mezzogiorno appare inesistente nei ragionamenti e nei modi in cui si affronta. Basta pensare alla assenza di un'idea di politiche sociali di accompagnamento al tema del lavoro, che hanno una grandissima rilevanza, in particolare non solo nel Mezzogiorno. Basta il fatto, parlavamo adesso con il sindaco, del rapporto che c'è tra le economie locali e l'assenza di una struttura che affronti il tema degli sbarchi e dell'accompagnamento. Basta il fatto che, nonostante tante discussioni, l'idea che l'Expo fosse accompagnato da un'offerta turistica significativa che riguardasse anche il Mezzogiorno, i parchi archeologici, non si è determinata, perché è un paese in cui si continuano a dire dei titoli a cui non seguono poi dei provvedimenti operativi. Siamo in overdose legislativa di leggi che non diventano pratiche, e soprattutto il Mezzogiorno più di altre parti del paese soffre dell'assenza di investimenti. La proposta sul TFR di Renzi? Abbiamo detto che intanto che quelli sono soldi dei lavoratori, che quindi ci deve essere una volontarietà dei lavoratori. Abbiamo detto che oggi quello regime di tassazione separata bisogna mantenerlo, perché sennò si determina una perdita salariale per i lavoratori. E abbiamo detto che bisogna salvaguardare il sistema di previdenza complementare, visto che le pensioni di tanta parte del lavoro sono già molto povere. Poi credo che il Presidente abbia un problema con le imprese, che minacciano da questo punto di vista di non avere la liquidità per andare avanti, e vorremmo che sia chiaro a tutti che per soddisfare un desiderio è meglio evitare di determinare ulteriore disoccupazione in questo Paese. Ritornare un attimo sul 25. Si rischia di andare soli, ci sono dei margini da qui al 25 per portare anche CISL e UIL? Ma quindi noi abbiamo indetto una manifestazione, la CISL ha indetto delle manifestazioni il giorno 18, tutte le organizzazioni sindacali sono mobilitate, ci incontreremo, faremo delle cose insieme, ma non abbiamo capito perché c'è questa improvvisa paura della solitudine. Nella storia del movimento sindacale ci sono tante iniziative delle singole organizzazioni e tante iniziative unitarie. Il problema è il giudizio che insieme diamo o non diamo dei provvedimenti, non solo quali sono le forme di mobilitazione. Il Presidente della Bundesbank al Corriere del Mezzogiorno ha detto che il vero problema in Italia è la troppa conflittualità tra istituzioni, sindacato e aziende. È possibile, secondo lei, in che modo si può superare questo muro contro muro che sblocca molte volte lo sviluppo? Noi abbiamo un Presidente del Consiglio che sostiene che qualunque opinione diversa dalla sua sia un diritto di veto. Mi pare che bisognerebbe partire da qui, dal fatto che le soluzioni e le mediazioni sono frutto del confronto di più opinioni diverse, che ci devono essere i luoghi dove queste mediazioni le trovi, esattamente come nelle aziende quando si fa la contrattazione si trovano le mediazioni, si risolvono i problemi, quando si vuol fare il muro contro muro non si risolvono. I lavoratori che erano anche qui ad attenderla, che sono in difficoltà perché in cassa integrazione senza stipendio, che cosa dice? Dico che bisogna consolidare la nostra iniziativa per avere le risposte in termini di ammortizzatori, ma poi diciamo la cosa fondamentale che ahimè stiamo dicendo da 6 anni. Un paese in crisi che continua a fare politiche procicliche determina solo l'aggravamento della crisi come è di fronte a noi, e quindi bisogna fare delle politiche di tipo espansivo, bisogna fare delle politiche di investimento.
bisogna decidere che si aggrediscono alcuni poteri forti e anche, come dire, ricchi di questo paese per mettere delle risorse a disposizione di un processo di crescita. Se si continua a pensare che le uniche risorse vengono dal lavoro e dai lavoratori, è evidente che non si rimette in moto un processo di crescita. Bisogna fare investimenti, bisogna chiedere alle imprese, bisogna chiedere alle banche di fare credito, bisogna chiedere a chi ha di più di mettere a disposizione parte del suo reddito per lo sviluppo e bisogna che in particolare il governo non prometta gli investimenti, comincia a attuare investimenti. Grazie. Diceva la Camusso anche l'emergenza sbarchi, il problema insomma di questi sbarchi che si sta creando a Salerno, cioè è stata trattato dal vostro preincontro. Beh, credo che dobbiamo segnalare, lo farò anche nei prossimi giorni, la nostra preoccupazione in relazione all'aspetto sanitario che può avere anche la vicenda degli sbarchi. Noi dobbiamo garantire in maniera assoluta la tranquillità e la serenità delle nostre comunità. E quindi segnalerò nelle prossime ore anche questa preoccupazione al Ministro dell'Interno perché dobbiamo capire che c'è una preoccupazione tra i nostri concittadini e c'è bisogno di avere certezze assolute per quanto riguarda questo aspetto del problema. Vi preoccupano queste falle nella sicurezza del sistema sanitario spagnolo che ha provocato già una persona contagiata di secondo livello e altri problemi? Ma io credo non dobbiamo drammatizzare niente, dobbiamo solo pretendere delle certezze. Tutto qui. Innanzitutto io credo che non abbiamo la possibilità di accogliere molti altri migranti per un limite oggettivo che abbiamo nell'area portuale ma anche nelle strutture di accoglienza, ma in questo momento a me interessa sottolineare questo aspetto del problema, senza drammatizzazioni ma chiedendo un'assoluta certezza sulla tranquillità delle nostre comunità. Ho portato all'attenzione del segretario qualche altra vertenza, difficile scegliere visto che sono tante. No, per la verità questa sugli sbarchi è stata solo una battuta che ci siamo scambiati, il tema vero è il rilancio degli investimenti e la creazione di lavoro. Ho detto un po' brutalmente anche alla Camusso che per me l'articolo 18 non conta niente. Quello che veramente mi preoccupa è il fatto che si stenta a vedere un flusso di investimenti a breve per la creazione di nuovo lavoro. Per capirci, il decreto sblocca Italia è una cosa importantissima, ma che avrà i suoi effetti fra 2 anni, 3 anni. E noi abbiamo la necessità di far partire gli investimenti e i cantieri a breve. La mia idea è quella di creare un fondo di rotazione nazionale di 5, 7, 10 miliardi di euro a concordare con Cassa Depositi e Prestiti per dare ai comuni la possibilità di accendere mutui e quindi di varare opere di piccola e media dimensione per le manutenzioni urbane. Questo è l'unico modo che abbiamo per creare lavoro a 3 mesi, perché se mettiamo in movimento 8.000 comuni d'Italia, fra l'altro veniamo da anni nei quali le manutenzioni hanno stentato a farsi perché non c'era più un euro, beh, allora davvero noi diamo una svolta all'economia di questo paese. È l'unico comparto che è immediatamente attivabile, quello della trasformazione urbana, cioè interventi stradali, reti fognarie, pubblica illuminazione, assetto del territorio, perché lì la domanda c'è. Non è che possiamo immaginare di creare dal nulla una domanda di prodotti industriali che non arriva dai paesi. Allora, questo è il capitolo, a mio parere, prioritario su cui intervenire anche da parte del sindacato. Siamo preoccupati ovviamente perché nelle notizie questa mattina c'è questo dato, altri tagli a carico di regioni e comuni per 3 miliardi e nuovi margini relativi al patto di stabilità per 1 miliardo. Allora qui dobbiamo capirci bene, perché non vorrei che gira e rigira la questione si riducesse a tagli di nuovo sulla pelle dei comuni, perché qui veramente non si regge più. Allora, se c'è su questo uno sforzo unitario, io credo che facciamo una cosa utile per dare una mano al governo in un momento difficile ovviamente